Siamo a Palazzo Città, incontriamo l'assessore Cavallora, assessore al bilancio, avete trattato il bilancio partecipato in questi giorni, possiamo capire quante risorse ci saranno per le proposte, diciamo, di cittadini, associazioni, eccetera. Allora, in questo momento quelle che sono le risorse devono essere ancora ovviamente indicate dall'amministrazione. Questa è la prima fase, la fase dello studio dei progetti, la fase di valutazione dei progetti. Abbiamo, in questi tre giorni abbiamo ascoltato tutte le istanze dei cittadini che hanno presentato le proposte di bilancio partecipato e quindi insieme ai dirigenti dei vari settori a cui si indicavano le proposte abbiamo verificato la fattibilità e cercato di capire bene o male il preventivo che bisognava sostenere per ogni tipologia di progetto. Adesso faremo un documento di sintesi insieme ai dirigenti dei settori con il quale vedremo quelle che sono la necessità delle risorse per quelli che sono i progetti. Ha avuto chiaro questo aspetto, quindi questa entità, andremo di conseguenza a stabilire quelle che possono essere le risorse stanziate per tutti i progetti. Mi conferma, ci sono state, diciamo, come dire, tra virgolette, privilegiati progetti che si occupano essenzialmente di vivibilità? Privilegiate? No, io posso fare una statistica, no? Perché l'amministrazione ha preso in considerazione tutti i progetti. Statisticamente ci sono molti progetti che riguardano la vivibilità in senso lato, soprattutto per il sociale, per i bambini. Ci sono molti progetti che riguardano bambinopoli nelle varie frazioni delle città e anche all'interno della città. Ci sono progetti che riguardano il sociale, bambini con disabilità e quant'altro. Chiaramente adesso io posso fare soltanto un discorso statistico. Sì, statisticamente ci sono diversi progetti che riguardano la vivibilità in senso lato. L'ultima, quando saranno approvate e quando saranno realizzate, ci può tracciare una roadmap, diciamo? Sì, allora, quello che la legge dice chiaramente è che dovranno essere le proposte di bilancio partecipativo possono essere affrontate ovviamente solo dopo l'approvazione del bilancio preventivo per il 2018 e quindi il termine ultimo è il 31 marzo per l'approvazione, per cui ovviamente si parlerà da quella data in avanti, però sappiamo che da quest'anno l'amministrazione, a seguito delle vicende che sono avvenute ben note a tutti al Comune, per qualsiasi tipologia di progetto che non sia quella strettamente tecnica, cioè quella di realizzare un manufatto o quella di realizzare, non so, un parco giochi, per tutte le altre proposte che riguardano aspetti magari che riguardano il sociale, quindi un progetto per bambini, non so, autistici piuttosto che sulle problematiche alimentari e quant'altro, il Comune, per una, come dire, maggiore tutela e trasparenza della pubblica amministrazione, ha previsto che verranno fatti dei bandi aperti a tutti, non soltanto al presentatario, a colui che ha presentato il progetto. Quindi per una questione di maggiore trasparenza ci pensiamo e non pensiamo, e la realtà ci organizzeremo in questo senso. Faremo dei bandi per ciascun tipo di progetto, a chiunque potrà parteciparvi.